Un walkabout non è solo un metodo, è il metodo. E quando ho capito che dall'etimo greco meta odos significa riflettere camminando, quindi non è solo il camminare, non è solo il passeggiare, ma proprio ragionarci dentro il camminare. E lì capisci anche come questa cosa sia possibile solo su usi delle tecnologie, eh? In questo caso la tecnologia radio, come quella che stiamo usando anche adesso, e che permette di poter comunicare a distanza, in questo caso sono poche decine di metri, però amplifica, e quando siamo in 20, 30, 40, 50, non di più, perché i walkabout funzionano quando c'è un piccolo gruppo, un equipaggio ermetico, quando si crea una dimensione poi di relazione serrata, legato proprio a un esercizio che è quella della conversazione. Ragazzi, qui non sono le conferenze, ed è il motivo per cui non amo fare le videoconferenze, i webinar, ne abbiamo fatti tanti decenni fa, adesso quasi non se ne può più, è una cosa che mi indebolisce. Il webinar, se lo portiamo magari per strada, inizia a esserci qualcosa di diverso, è la soluzione ibrida, quelli che alcuni chiamano il digital, no? Il fisico con il digitale, che ma quello mi piace anche definirlo long life o long live, insomma è quello che io chiamo da un sacco di anni performing media, partendo dall'assunto che ci sono sì i media al suo tempo elettronici o di quelli digitali, ma c'è anche un medium che è il corpo, che è messo in relazione con delle tecnologie, espande il nostro potenziale. Questa cosa è utile, fa proprio capire quali possono essere le nostre potenzialità. Ecco, se dovessi proprio cercare di ragionare su come walkabout e altri format, altre espressioni del camminare, mettendo in relazione ciò che noi stiamo facendo, che parte sì dalla condizione radiofonica, che è una vera e propria estensione spaziale a distanza, ma anche temporale, perché noi quando usiamo lo streaming web radio produciamo, creiamo una condizione da lunga coda, siamo nel web, e gran parte di ciò che viene ascoltato delle nostre conversazioni radionomadi viene ascoltato nell'arco dei mesi e degli anni. E l'altro dato interessante è che attraverso lo streaming web radio noi produciamo una sorta di registrazione, quello che possiamo chiamare un podcast. Noi produciamo dei podcast, sono differenziati sulla base delle nostre camminate senzienti, questi nostri walkabout, che sono conversazioni radionomali. Questi podcast, che sono i podcast a flusso, che sono spesso distillati, cioè riusciamo a lavorare su quei materiali per tirare fuori dei podcast più brevi, più netti, diciamo sintetici, di pochi minuti. Io amo i podcast brevi rispetto a questa smania di podcast lunghissimi, informanzati. Mi interessano, infatti usiamo anche un'app che è nata proprio sulla base delle nostre singolarità. Si chiama Loquis, che ha a che fare con loquace, con l'etimo latino del loquace. E Loquis è proprio una piattaforma, è un'applicazione, io l'ho chiamata inizialmente di realtà aumentata orale. Perché permette di posizionare su una mappa, cioè tu lo installi e l'ascolti come se fosse quasi un GPS, l'accendi e punto per punto, secondo i posti allocati, situati, e prendi e ti parla invece di dire gira a destra, gira a sinistra. Ecco, i nostri walkabout sono un po' questa cosa qua, ma l'elemento di fondo è il lavoro sull'osservazione, che presuppone un background situazionista. Io nel 77 ho smesso di essere comunista e ci siamo inventati gli indiani metropolitani e mi sono commisurato con il mondo situazionista, quindi già da allora, ben prima del muro di Berlino, cioè io mi sono, nel mio passaggio dal mio essere un giovane comunista rivoluzionario, mi sono proiettato nella dimensione situazionista, e serve moltissimo perché quella psicogeografia lì sta un po', come dire, come fosse quasi un bios, è iscritta dentro il mio sguardo, dentro il mio approccio, che è un approccio da pensiero laterale, da esercizio un po' random, l'esercizio del caso. Tenete conto che nel DNA delle cose che fa Urban Experience c'è anche il mondo dell'happening. Questo fa ragionando con alcuni amici, si ragionava proprio su quanto è importante ridefinire, ragionare in questa fase di transizione
rapporto c'è tra corpo e spazio pubblico ed è emerso il modello dell'happening, nato con il gruppo Fluxus, con Caprov, con John Cage. E devo dire che nella mia esperienza nel 78 ci fu l'impatto con il mondo di John Cage e quel treno preparato che è partito dalla stazione di Bologna verso l'Appennino, Torre Emiliano, con installazioni sonore e con tutta la sonorizzazione del rumore del era forte quell'esperienza di un happening ludico e partecipativo. Urban Experience attinge da tutti questi elementi di background qui. Sono in qualche modo non solo, non è la ricerca del nome tutelare a John Cage, ai situazionisti, a Marcel Duchamp, però ne abbiamo bisogno, sono come delle proteine che alimentano un immaginario che è costantemente teso verso invenzioni di nuovi posti. Oggi stiamo occupando di blockchain, ad esempio, per riuscire a tracciare e riconoscere il valore della partecipazione. Mi piace poter pensare che i soggetti che partecipano a processi culturali, ma secondo anche una loro strategia, anche di feedback, quindi che producono informazioni, di produrre, non solo consumatori di eventi, di manifestazioni, non solo consumatori di informazioni, ma produttori di informazioni, tracciare quell'elemento virtuoso di prosumer, di spettatore e cittadino senziente e creare quasi un fascicolo, un curriculum proprio, un portfolio, magari da poter portare in qualche concorso pubblico e perché no, anche alla pensione. Allora, per concludere, e ritorniamo un po' all'elemento di partenza, che è proprio il territorio, anche questo acquedotto felice che stiamo percorrendo, e questo è il Mandrione, tutti questi erano postribili, cioè postriboli, cioè ci abitavano e ci lavoravano, ok, in questi posti. È un posto che trasuda, cioè si percepisce il genius loci, un genius loci conflittuale che non è facile. Quando parliamo di bellezza, di che cosa stiamo parlando? Sulla dimensione aurica? O anche posti come questi che sono posti tosti, posti di contraddizione, posti di povertà, di delinquenza, di casino, insomma. E tenete conto che in questa empaticità, in questa contraddittorietà, c'è un po' l'anima di Roma. Ed è interessante capire. E questo tratto che poi ho scelto perché è uno dei tratti per me più importanti, anche perché mi hanno fatto capire Roma quando sono tornato, non abito lontano da qui, e ripercorrendo il Mandrione è come se mi fossi ricollegato all'anima selvatica di questa città, che è una vera matrice. Quindi i territori, ed è chiaro quello che sto per dire, non possono essere visti solo come dei contenitori. Sono dei contenuti, chiaro, se parlo degli architetti su questa cosa loro, come dici, edificano la loro funzione. E proprio pochi giorni fa eravamo a Novara a fare dei walkabout in una summer school sulla rigenerazione urbana e nella cittadina di Maggiora, vicino Novara, dove ha vissuto Antonelli, sì, quello della mole antonelliana, abbiamo fatto un lavoro per capire cosa era riuscita a fare quella piccola cittadina abbassando il livello stradale e alzando di conseguenza i palazzi. Il piano di campagna si è spostato di almeno 2,5 metri e con i vari architetti e storici del luogo abbiamo un po' ricostruito quelle gesta a partire anche dai conflitti, da tutti i nemici che si è attratto questa Antonelli, che nel XIX secolo fece un gesto di rigenerazione urbana clamorosa, non, allora non c'erano né gru né scavatori, tutto fatto a mano, un lavoro che durò mesi e che fu importantissimo per quella città perché la rese accessibile, gran parte dei contadini che passavano per portare botti, le cose, ci trovavano delle salite ardue, lui livellò queste salite, fece un lavoro interessantissimo. Poi, vabbè, di Antonelli si parla secondo me troppo poco, ma è uno degli architetti, ecco, il nostro lavoro che abbiamo fatto è stato quel pensatoio itinerante, nomade appunto, per poter cogliere i vari dettagli, i focus sul campo, mentre si camminava, si ragionava. Ecco, questo è quello che facciamo noi e usiamo sì le tecnologie radio per poter permettere questa conversazione, diciamo, connessa con decine di persone. Usiamo lo streaming web radio per produrre delle mappe interattive
abbiamo messo a punto questo format dei geopodcast e che non è una cosa da niente, perché di podcast ne parlano tanti, ma la geolocalizzazione è ciò che fa veramente la differenza. E poi per ultimo, noi tendiamo sempre a inscrivere il walkabout in contesti formativi di cambio e che noi chiamiamo experience lab, per cui mettiamo ulteriori elementi, uso anche dell'intelligenza artificiale, che ascoltando lo streaming, ascoltando le basi registrate, fa emergere le parole chiave, le ricorrenze, no? E questo aiuta moltissimo a organizzare anche la volontà ricordistica, che è sempre fondamentale nella messa a terra di ciò che noi facciamo. Quindi potremmo dire che c'è un ciclo del nostro tempo, no? Piedi per terra e testa nel cloud, ma allo stesso tempo, dopo quello che viene messo nel cloud attraverso le registrazioni dei flussi conversazionali, dei walkabout attraverso i geopodcast, facciamo analizzare tutto quanto questo anche da sistemi di intelligenza artificiale. E ultimo aspetto, che per noi è un po' la nuova frontiera, ma ne parleremo prossimamente in un progetto che si intitola Paesaggi Umani, entro l'anno, è di come utilizzare la blockchain, il web 3.0, come una nuova rete del valore. Il valore è proprio quella della partecipazione senziente, che ha bisogno di trovare una forma, altrimenti è solo, come dire, una butata, è una scantonata, è un piccolo gioco di solidarietà. La partecipazione ha bisogno di alcune forme per andare verso il community empowerment e, più seriamente parlando, il capacity building.